Ok, ci siamo, tutti ci sentono, tra poco vedrete anche lo schermo di Elden Ring. Dai, allora direi che ci dobbiamo muovere perché in realtà Sì. mi sono reso conto che ho programmato tante cose per stasera, anche se è tutta, diciamo. Ah, questa qua è una cosa che frega sempre. Quando tu vai qua, di solito clicchi, no? E fai il sigillo. In realtà ci puoi correre attraverso. Ah, ok, e si va giù per di qua. Giusto. E si va giù per di qua. Esatto. Che si arriva in realtà a quel cancello chiuso che tu vedevi. Scusa, lupo. Si stava svegliando. Sì, no, veramente, è stato Non si è un mai più animale. svegliato. Tutto questo per farti vedere che qua, nascostissimo, imboscato da morire, c'è un mercante. Che ora ucciderò. No. Non mi ricordo cosa vende, ma se non mi ricordo male, vendeva una cosa interessante. E infatti, sì. Ceneri del demone zannuto. Esattamente, io Boh, quello non volevo ci, far non ho, vedere. non ci credo, non ho le rune. Ah, aspetta che uso le mie. No, le rune te le per comprare dai mercanti, le rune te le passo io. No, se ne è accorto! No, 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 non con così poca vita! Oh. Ce l'avevo quasi fatta! Ce l'avevo quasi fatta! No, 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 ti prego! No, no! Stavo parlando, merda. Ce l'avevo quasi fatta. Sapevo che te n'eri andato. Non me ne ero andato. Te hai avuto tanta sfiga che stavo parlando, ma avevo ancora le mani sul joystick. Non ce la puoi fare. No, ma Non puoi che. vincere. E me lo Comunque, ricorderò. andiamo all'Imgrave. Hai cambiato le regole del mondo, sì. Andiamo all'Imgrave, Sepolcrede, alla capanna di Colle Tempesta. Allora, qua c'è una cosa molto interessante. Un falò. Ma più che il falò. È importante la persona dentro questa capanna. Visto che ti piacciono quelle cose da cose che serviranno tra molti episodi. Prima di parlarci, guarda bene la sua armatura. Gli manca l'elmo, ma Sì. guarda bene la sua armatura. Proprio guardala e imprimitela nella mente. Ah, sono tutti leoni, quelli che ha sopra. Ok. Sì. E adesso parlaci e scoprirai che è uno dei mercanti più interessanti del gioco. Non ti ho mai visto prima. Io sono Bernal, senza luce come te. Lascia che ti ponga una domanda. Sei qui nell'interregno per affrontare il cimento? La tua fede nella guida della grazia Vicino di sta casa, c'è cosa? un vicino di casa figo forte, Minos. La mia fede è incrollabile, gli dico. Beh, sei un personaggio fede, Eh quindi sì. beh, certo. Io continuerò a ripetere ogni volta che lo vedo. Va bene, ci sta, ci sta. E guarda cosa vende. Tecniche intriganti in gioventù. E me lo dici con questo spadone in mano? Dai, scusa. Pensate, apprendi abilità. Ah, sono Oh! tutte ceneri di guerra. Ne vende le ceneri di guerra, che adesso tu puoi que tutte queste qua le puoi rendere di fuoco. Mi dice ancora parla. In queste terre Sì, esistono poi. innumerevoli arti belliche che ancora non conosco. L'adagio dei guerrieri che hanno levato le loro armi in battaglia, hanno perso e sono caduti. Storia memorabile di epica cavalleresca, invero. Così è nato il mio amore per la spada e l'arte del combattimento in generale. Infonde un senso persino alle sconfitte, alla morte stessa. Eh sì. Allora, adesso vieni qua e queste anime le usi per comprarti tutte le sue ceneri. Ok. Perfetto, sediamoci, andiamo a fare l'ultima cosa qua di Limgrave che mi ero effettivamente dimenticato, perché è una cosa che ha senso fare soltanto, diciamo, post primo DLC che è già uscito e abbiamo già installato, che è il DLC Colosseum, ovviamente. Quindi prendiamo i cavalli. E si va agli argomenti del tuo canale, se no la Ecco gente. fatto. No, non l'ho preso. Mamma mia, c'è una mazza notevole lui. Ah sì. Prendi questo.
fatto tre quarti di calcio. Talismano martello. Talismano molto particolare. Allora, tu hai notato che se tu ti difendi con uno scudo dagli attacchi, perdi stamina, giusto? Sì. Questo talismano aumenta il danno alla stamina che fai quando colpisci uno scudo e quindi rompe prima la guardia. Allora, le due cose che dobbiamo fare oggi, molto importanti. Allora, la prima in realtà è una discreta rottura di cazzo. Benissimo. Ma discretissima rottura di cazzo. Cancello principale dell'Accademia, Liurnia. Allora, direi che prendiamo il sigillo. Tra l'altro oggi dovrò farti una forzatura di roleplay, perché hai ucciso Patches. Uomo orribile, aggiungerei. No, ma... Come hai fatto a mancarlo? C'era via un centimetro. Non so. Oddio. Mamma mia. Mamma mia. Che incazzatura incredibile. Incazzatissimo. Mi dispiace per il cavallo. Fegato animale. Quindi era il cavallo. E se mamma non mi uccide di botte, Dio mio. In effetti... No, ti preoccupare, se adopera violenza e faremo in modo di chiamare la protezione civile, qualcosa si farà. Sì, sì, sì. Chiamiamo... Porca di quella. Che succede? Non ho di niente. No! Ma sei veramente un cretino. Dai dunque. Signori, guardate chi c'è qua. La cieca. Ora ci riconoscerà? Oh, hello. Sì! Salute, sei tu, vero? Hai mai sentito parlare delle uve? Dio mio. Una nuova uva! Ah. Oh. Provo a riparlargli. Sono uve speciali che crescono... Ah, no, solo... ti ripete la stessa cosa. Ora, però questo è interessante, sei riuscito a cogliere. Lei dice che secondo lei la luce che sta cercando è prossima, è vicina. Sì, ma non bastano le semplici uve. Ma non riesce più a vederla con le uve normali. Gli serve qualcuno che ha subito l'abbraccio delle dita. L'abbraccio delle dita. Ma tra l'altro, perché continua a chiamarle uve se sono occhi marci? Gliel'abbiamo detto che sono occhi. Sì, è vero. Fondamentalmente perché per lei è, perché è un problema da tradurre. Perché lei non la chiama mai uva, lo chiama acino in inglese. Il chicco d'uva, in realtà il nome tecnico è acino. E lì usano il termine uva per il termine acino, che acino è piccola cosa sferica commestibile. Ma, prego, signore. Scusa, cos'è che stavi dicendo? Però ci dice che le semplici uve non sono più... Non sono più sufficienti, servono le uve, quindi gli occhi, di una persona che ha ricevuto l'abbraccio delle dita. L'abbraccio delle dita. Ci sa da capire cos'è questo abbraccio delle dita, sì, esatto. Tu delle dita le hai viste, sì, no? Sì, sì, le due dita. Sai che non sono le uniche, cioè esistono altre due dita, sì. Perché le hai viste anche, per esempio, nella torre della runa di Godric. Quindi sai che possono morire. Ah, qua ho fatto una strada da speed, non so se siete in grado di farla. Rico ha fatto l'hard mode, non so come ci sia riuscito. Cosa hai fatto? Consiglio di scendere, perché queste qua erano quelle che ci hanno ammazzato prima. Ah, maledetto. No, avevo fatto quel giro perché mi sono reso conto che ho fatto il doppio salto troppo presto e non ci sarei arrivato. Cagai, sì, sennò... Rocket proprio si fida dei suoi HP comunque, mamma mia. Io mi fido della mia potenza. Carità. Oh, povero me, cosa ho fatto? Non se li ha gratti tutti al centro, vero? Sì, va bene. No, ecco, è la vostra fine. Oh, poverino. Porco. No, vabbè. No, okay. Cioè, questo mi è arrivato ai 200 all'ora contro, non l'ho nemmeno visto. T'hanno scoppiato? Gran mazza.
Gran mazza quella che vorrei avere io. Ma per favore. Come arma, ovviamente. Cioè. Per favore. Ma non è la build giusta, Rockets. Ah, non è la build giusta, è vero, scusate. Se Rockets si siede, siamo morti. No. Ma morti a una maniera che siamo due morti che paiono tre. Ok. Si va. Adesso si va. Ecco, vuoi raccontare a voi di cosa hai portato all'esame di maturità di grafica? Allora. Ma la vera domanda è, ma Rockets veramente ha fatto, cioè, di tutte le cose, allora, da fare nella vita? Ho preso 9 su 10. Il... Pensate. Era l'esame. I voti partivano dall'1. Sì, l'1 era il voto più alto, però spero. Se hai preso 9, se no è grave. Ma vaffanculo. Praticamente avevo fame. Ho disegnato un hamburger così bello. Io, cioè, era tipo la copertina. Ragazzi, anche le hamburgerie hanno bisogno delle grafiche. No, è venuto così bello formaggioso che colava pure dal foglio. Io ho disegnato una patata. È un attimo. Una patata nello spazio. Una patata spaziale. No, detta così è ancora peggio. Cosa? È riuscito a peggiorarla. Si va. Lì chi c'è? Vuoi dire? Vuoi dire che non succede l'evento? Cosa? Questo si uccide? Sì. Questo si uccide se non moriamo prima noi. Qui c'è un oggetto di un'importanza capitale per la lore. Ok. Fai dei danni in vere condi. Lascia stare. Anche quell'altro con gli attacchi in salto non schiera. Sì. Comunque siamo un esercito, ragazzi. Cioè, è questo? Ricettario della fiamma della frenesia? No, mi sa di no. Beh, allora, è uno dei due. Ah, ok. È più l'altro, ma anche questo ti aiuta. Fiamma della frenesia, che cazzo è? Faccio una cosa. Vediamo quanto anch'io, si esplodono. Anch'io. No, non dirmi che ci hanno visto. Esplodi! Che cazzo. Ok. Madonna, quello là sputa fuoco. Non è propriamente fuoco. L'hai già visto quell'attacco? Cosa ha sputato dalla bocca? Dagli occhi. Ah, dagli occhi. Dolore di Shabrir. Mi ci ha ucciso un paio di volte l'altra sera. Dolore di Shabrir ho trovato. Ecco, leggi bene. Vediamo. Inquietante riproduzione di un uomo privato degli occhi. Ecco. La bocca è distorta di un sorriso quasi malizioso. Attrae incessantemente gli attacchi nemici. E cerca di capire questa cosa qua perché è importante. A quest'uomo, chiamato Shabrir, furono strappati gli occhi dopo una condanna per calunnia. In seguito, nelle sue cavità oculari vuote, si annidò il morbo della fiamma della frenesia. Allora, cosa... Quindi, puoi capire come la fiamma della frenesia, qualsiasi cosa sia, è legata agli occhi in qualche modo. Le spell vengono sparate dagli occhi, si è annidata negli occhi... Cosa su cui gli occhi hanno un senso, no? Lo vedi il collegamento? Sì. Tienilo a mente, ti servirà. Ok. Si chiamavano Uve di Shabrir, no? Si chiamavano Uve di Shabrir. Ok. Bravissimo. Le uve che dai a Enietta... Cioè, stiamo aumentando la frenesia. Hai visto che si è attivata la barra? Sì. Cosa è successo secondo te? Diceva anche il talismano che induce i nemici ad attaccarci. Ovviamente sì, se ce l'è attivo. Quello è l'effetto di gameplay. Sì. Quello è l'effetto di gameplay. Ma... Cioè, praticamente se siete in co-op e uno ha quell'amuleto, quello che succede è che quell'amuleto, questo è un NPC importantissimo, quell'amuleto fa sì che il boss o i mob attacchino quello con l'amuleto. Diciamo. Ok. E perché adesso ci si sta aumentando questa maledizione, questo morbo? Bisogna guardare intorno. O ci stiamo avvicinando a qualcosa? Vero? Allora, dà l'impressione. Esatto. Vuoi la vicinanza o è qualcos'altro? Ah, Lord Vike. Non eri un vero signore a quanto pare. Quindi dov'è il nostro vero signore? Il signore della fiamma della frenesia, ecco. Ti supplichiamo, incenerisci tutto ciò che divide e distingue. Tutto ciò che divide e distingue. Possa il caos regnare nel mondo. May chaos take. Lì vedo già delle fiamme. E tirate fiamme su da qualcuno. No, o no? Sono probabilmente delle fiamme, guarda bene. Eh no, non sono delle fiamme.
C'è un... c'è Sauron e dentro. Per morire. Particolare, no? Ma che cavolo. Solo guardarlo. Quindi quella è la fiamma della frenesia, no? Quella sembra effettivamente... se non la fiamma inteso proprio come generale, come minimo come una sua trasposizione. Perfetto. Signori. Eccolo. Mio Dio, ragazzi. Mio questo Dio. Questo è un punto che definire del cazzo è fare un, è insultare il cazzo. Cioè, l'ho detto. Ok. Adesso seguitemi. Perché qui... distruggiamo lui quella parlava, fiamma. Lui parlava di Lord Vike. Mm-hmm. Incrociate le dita che sta cosa funzioni. Chiesa dell'inibizione. Eh sì. Invasione yes. di Vike. Yes. Invasione di Vike. Yes, ha funzionato. L'importante oh. è che non ti siedi perché, perché bughi la quest. Vieni qua, maledetto. No, ma bene, io, bene. Ma che due. Ormai ci sei, no? Dove sei? Tempo di guerra, in tempo di pace. Dov'è? Ma qua. Ha ripreso la vita. Eh sì, perché sono uscito dalla chiesa. Ah, ok, ok. Normale, quando esce dalla chiesa lo fa. Muori, maledetto. Ok. Deficiente. È cioccato. Uva marchiata, eccola. Tanto siediti qua perché sennò facciamo una fine. Vergine delle dita. Beh, questo da leggere secondo me interessante. Torca indossata dalle vergini al servizio delle due dita. Queste fanciulle vivono per servire un senza luce prescelto, a cui fanno la guida condividendo la saggezza delle due dita. La guida della grazia garantisce che questi due individui si incontrino, o quantomeno questa era la promessa forgiata nel lontano passato. Ok, direi di portare l'uva, quindi dovremmo portare quella. Assolutamente sì, mettiti un'arma che puoi usare, perché così giusto. Sei abbastanza inutile, e ce ne andiamo alla chiesa di Belle. E questa qui... era la cosa facile che volevo fare stasera. Adesso andiamo a fare la cosa lunga, in cui praticamente io interpreterò Patches. Ok. Te l'avrebbe fatta fare Patches... ma tu hai avuto la brillante idea di usarci una weapon art in faccia. Ma quindi se noi ora diamo le uve marchiate a questa fanciulla, ci farà da guida? Beh, lei con l'uva marchiata tornerà a vedere quella fiamma distante nei suoi occhi. Lei vuol diventare una vergine delle due dita? Esatto. A livello puramente teorico sì. Parliamo tutti? Sono uve speciali che crescono solo su... quanti hanno subito? Potresti offrirmi un'uva marchiata? Se non ne mangio una, sento che potrei uscire di senno. Consegna l'uva marchiata. Eppure brucia. Questa diventa una folle e ci uccide. Oh no. Thank you. No. Non succede. Ha ritrovato la calma. May the blessing of the fingers be upon you. Oh, ci ha benedetti. Sentiamo, riparliamo. Thank you. Ha detto una benedizione strana però. E ha costruito la frase in maniera strana. Che la benedizione delle dita scenda su di te. Non delle due dita. Strano. Eh sì. La benedizione delle dita. Strano modo di... perché ha detto delle dita e non delle due dita? Non lo so. Beh, dita conosci soltanto le due dita, quindi... voglio dire... per me è particolare, no? Però ha detto che ora è certa che diventerà un'adepta delle dita. Mm-hmm. Noi ci vediamo, no? Adesso, per favore, andiamo all'isola panoramica. Allora, seduto qui... porca galera, ci sarebbe stato Patches. Dov'è? Non lo vedo. Patches. 2 metri sottoterra. Poverino. Uomo di merda. Ti avrebbe fatto così. Detto, ti avrebbe aperto il suo shop. Poi ti avrebbe detto, sai, ho sentito una ragazza chiedere aiuto. Mm-hmm. Mi sembra strano, ma chi sono io?
per non aiutare un potenziale cliente. Ok. Non ti avrebbe detto dov'è, ma qua vicino quanto distante può essere? No. Nello specifico qua c'è una ragazza che ha giocato troppo ai videogiochi senza una sedia da gaming e quindi se noti di conseguenza è un pochino ingobbita. Madò, che scogliosi. Prego, parliamo tutti con Raya, l'esploratrice. Ma ti prego, cerca di riflettere. Cosa ti ho fatto? Vedo che hai cambiato. Sei saltato sopra col cavallo. Ah. Parla. Ah, hai già fatto, c'è già parlato. Sì, ho recuperato la collana. Consegna la collana. Perché io non l'ho recuperata. Ah, okay. Fermo perché non l'ho recuperata. È vero. Rick ci avevamo parlato, ti ricordi? Ah, giusto. Era tutta impaurita. Sì, vacca galera, aspetta che... Sì. Il malfattore gli aveva rubato sta cosa, gli abbiamo tagliato la gola e l'abbiamo ucciso. Ah. E poi abbiamo preso tutto. Ah no, scusa, l'abbiamo pagato. L'abbiamo pagato... Ah, ecco, stavo per dire, se l'avete pagato è meglio in realtà, per la quest. Sì, no, sai, mi ricordo, i miei riflessi avrebbero detto di far quello. Eh sì, era proprio lui. Oh, diamine, cosa c'è adesso, vedi? Vorresti i miei gamberetti? Sono cotti a puntino, chiaro. D'accordo, sono disposto a cedere, ma tutto a un prezzo. Allora, la cosa divertente di questa quest, che sembra assolutamente random non è, c'è una lore dietro infinita, ma consegna la collana e ti darà l'invito. Invito a cosa? Dovresti trovare un malfattore? Sì. Consegna la collana. Questa è la collana che avevo smarrito. Grazie infinite, sono in debito con te. Ho dimenticato di presentarmi? Raya. Lady Tanith di Villa Vulcana. Cerco senza luce disposto a vedere il nostro casato. Tu hai dato prova di possedere grande coraggio. E non mostri pietà nemmeno per la tua stirpe. È esattamente questa la forza che cerca la mia padrona. Tieni, per te. Invito a Villa di Villa Vulcano. Sono condannati a vagare ai margini dell'interregno, guardando nostalgia l'imponente albero madre. Oddio. Amongst a family of champions. Ah, un'altra cosa. Solo per te. Eh sì. Questo è quello che faremo con Ale, però. Ovviamente. Questa parte qua. Il proseguo della quest di Raya. Ma adesso proseguiamo la quest di Pachi. Che è la cosa difficile di stasera. Onestamente. Ah, vabbè. Qua mi dice che per entrarci... Le rovine sul dirupo in realtà te le posso anche far vedere. Se tu vai al punto più a nord della mappa che abbiamo sbloccato, apri proprio la mappa e vai più a nord possibile, a destra del maniero cariano. Ah, ok, sì, praticamente mi ha detto che per entrare questo è l'unico... L'ascensore non funziona più, quindi bisogna usare la grotta. Okay. Quello è ovviamente avanzatissimo e ovviamente qualcosa che faremo con Alex. Non avanzatissimo, è il prosequio della main quest. Sì. Questa quest ti serve per se ti rimani bloccato qua, dove come cazzo faccio ad andare avanti? Così. Ma adesso, se tu, perché magari in un momento successivo, fossi tornato indietro all'isola panoramica, non ti ci faccio andare, facciamo da qua, ok? Pacis ti avrebbe detto, ti ringrazio per aver aiutato quella ragazza, quella potenziale cliente. Senti, voglio condividerti un segreto. Ok. C'è un modo più semplice per arrivare all'altopiano di Altus. E non tutta sta... Conosci Raya... Ti faccio il roleplay. Conosci Raya Lucaria? Beh, si dice che in fondo a Raya Lucaria, in fondo a tutti quei montacarichi e quelle macchine, c'è un modo, un teletrasporto, basta un abbraccio. E finisce il dialogo. Beh, io direi che è venuto il momento di andare. Teleport più vicino in realtà è la chiesa del cuculo.
Basta un abbraccio. Basta un abbraccio. Andiamo alla chiesa del cuculo e vediamo cosa intendeva. Comunque la Rial e ci ha di nuovo detto siamo stati fortunati riguardo al poter essere invitati. Sì. Beh, estremamente, perché lei ti ha detto che non hai pietà neanche per la tua stirpe. Mm-hmm. E lei è fermamente convinta che tu l'abbia ucciso e ti ha invitato solo dopo che ha pensato che tu l'avessi ucciso, ti ha invitato. Mm-hmm. Quindi evidentemente l'uccidere altri senza luce è una cosa che a loro interessa molto. Strano, però è un maniero, la Villa Vulcano, che accetta soltanto chi uccide altri senza luce. Mm. E solo senza luce accetta. Accetta solo senza luce che uccidono altri senza luce, in particolare, no? Ah sì. Io sto continuando ad andare giù. Ah, eccoti. Sì, ma guarda, scendi, scendi per una vita. Ti avviso. E non è neanche detto che questa sia l'ultima fermata. Non mi ricordo più qual è l'ultima fermata. Ci buttiamo su questa? Sì. Ok, però è giusto. Scendete al piano terra. È giusto così. Mi sa che ti ho fatto body block. Sì. Ovviamente. Io sarei attento, Rocket. Ho poca sta buono. Cioè, no, che sfiga. No, con... Cristo, niente. Basta. Basta un abbraccio, no? Eh sì, bel abbraccio è questo. Cioè, ma dai, ma che sfiga. Ma tutte io ce l'ho stesse. Stai fermo che non so se si bugga o no. Io sono respawnato qua, Beh, stai buono. Ha funzionato, vaffanculo. E quindi mi faccio uccidere. Fatti uccidere, fatti uccidere, fatti uccidere. La mia speranza era che ci teleportasse tutti lì, onestamente. Ma è body? Perché stai camminando in aria? Cioè, stiamo già facendo sì. la secondaria dell'invito a Villa Vulcano. Lo capirai alla fine della puntata. Ok, 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 facendo. Va bene. Bella villa comunque. Ciao Ricky. Hey dude, don't make it bad. È così che facevano? Certo. Ah, ok. Hey dude. Io mi chiamo Paul McCartney. È il mio nome. Non solo sa quanto ti garberebbe. È nato il mio stesso giorno, tra l'altro. Non dello stesso anno, però. Eh beh, anche perché sennò te li porteresti veramente bene, 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 ma... Sì. Ma se tocco questa lava, muoio. Esplodi, non farlo finché non arrivo io. Ok. Perché ti ricordo che tu respawni. Se ora muori, non respawni qua. Ti prego, ciao, non buggarti, amico. Non buggarti, non buggarti, non si è buggato. Oh. Ok, si va. Andi qua, di qua, di qua. Si salta? Qualcosa mi dice che non va toccata la lava. Sfiorarla la puoi sfiorare. Diciamo che farci una passeggiata dentro non sarebbe proprio la più furba delle idee. Questa è Villa Vulcano. È molto molto bella e tetra. Cos'è quello? Un'anguilla con le gambe? Ho capito dove siamo. Ok. Allora, hai capito dove siamo? Sì. Allora, vado avanti? Oh cavolo. Ma quanto mi ha tolto, ragazzi miei? Ti ricordi il discorso su aree particolarmente avanzate? Sì, ora capisco. E vedo quanto mi ha tolto. Con un urletto poi, cavolo. Ma muori, schifoso uccello. Oh, nice. Sì, vabbè, gli abbiamo dato un'arma a sto qua che sembrano due. Ma do quanti. Via. Perché gli ho tolto 9? Ah, immagino. Sono abituati un po' alle fiamme, vivendo qua. Meno male che ti ho dato l'arma rotta, effettivamente, Eh sì, torna per non morire 10 volte è buona, dai. Eh sì. No, no, oddio, non sono mai là. No, no, no.
Madò, che volo che ci facciamo. Ci deve essere un bel caldo comunque qua sotto. Porca troia. Eccoci a Villa Vulcano. Cos'è questo? No, peccato. È stato bello. Rock. Ma stiamo scherzando. Tornare su non è un problema. Il problema è che non mi ricordo dove cazzo bisogna andare per finire questa parte. Mi sa che è di là. No. Ah no, aspetta, di qua. Qua a destra, a sinistra. Bravo. Rock. Cosa? Grande Rock. Ok, ok. Mi sono un po' ostinato. Dai, oh. No, il vero problema è che ti rallenta la corsa. Dai, adesso al posto di un 46 un 42. Dai. Ecco. Stai fermo, Rock. Uccidiamo Rick appena arriva. Ok. Hai schivato la mia mossa, grande. Sì. Come puoi vedere, non ho preso danno. Ecco. Viaggio al centro della Terra. Grande citazione. E adesso qua dove, da che lato vuoi andare? Sempre a destra. Quanto te lo meriti. Guarda. Ecco, a destra non va bene. Un altro abbraccio, io non lo voglio, signorina. No, adesso adesso l'abbraccio è morte. Ah. Cazzo, perso il mano. Io quell'altro, no. Al fuoco? No, schiva, schiena qui, dove? Aspetta. L'ampolla. No, sono morto, ragazzi. Scherzo, mi sono imbattibile. Muori. Madonna, il danno. Ne prendono di danno comunque col fuoco. Sì, queste non le hanno fatte immune al fuoco. Danno me ne ha fatto. T'ho scoppiato? Sì, mi ha preso una tanta con le lame. Schivate! No, non l'ho schivate. Madonna, ho perso ancora metà vita, amici. Occhio alla braccia. Porca bias. Oddio, che fatica. Muori. No, l'altra deve morire prima. Vieni qua, vieni. Ah. Godo, merdona. Dov'è? Oh, oddio. No, avevo... No, padre nostro. Col salto l'ho schivata. È la mia fine questa. Uccidilo, Body. Non mi abbracci stavolta. Beccati sta fiamma. Oh no, finito il mana, hai la vita. Vai che muore. No. Muori. Godo. Grande Rock. Candelabro dell'Inquisitore. Dovrebbe averlo dato anche a Ricco, in realtà. Sì, ce l'ho anch'io. Mi dispiace che quello scarso sia morto, però dai, ce la siamo goduta. Sai, ci sta. Perché? Ma te hai quegli HP? Sì. Senza fiaschi? No, l'ho finito. C'è un'altra uscita di qua. Sì, cioè, intanto sediamoci al faro. Lì c'è l'uscita, però. Non puoi proseguire oltre questo falò, perché è una cosa che faremo con Ale. Ah, dici là. Anche la vista, diciamo. Oh mio Dio, ho già visto. Ecco. Vabbè, tanto in realtà facciamo l'ultima parte dell'esplorazione, prendiamo la pietra e torniamo indietro. Abbiamo messo molto meno del previsto, perché in realtà pensavo che questo boss ci andassero 20 try. Oddio. Ecco. Tanto ora ce ne andiamo, guarda. Sì, esatto. Ok, perfetto. Si okay. Va, isola dello secondo. Andiamo a isola. Facciamo anche il drago, ragazzi, già che ci siamo. Ma dai, uccidiamolo questo stronzo. Ok, va bene. Torrente bannato, perché sennò è troppo facile. Oh, il danno glielo facciamo, a dir la verità, amici miei. Visto quanto è resistente la magia sto coso. Ma non ha le fiamme, poverino. No, le fiamme gli fanno evidentemente malissimo. Se lo beccassi, sì. Bevo la mia ampolla, che è utile. Aia. Amici? Rick ti ha fatto male. Mi è bastata una fiammata, sì. T'ha sciolto? Che porca... Madonna, ho due di vita. A esagerare, ho due di vita. Avevi? Sì. Avevo. Avevi. Ok. Mi viene da piangere. Okay. Oh, merda!
Ha cambiato attacco a metà. Smaug. Del... Sto merda ha cambiato attacco a metà. No, niente, ragazzi, muoio con un colpo da tutto. Non lo posso fare, sto... Niente, niente. Facciamo quello che, insomma, stavamo andando a fare. Cioè, ti confondo fra loro, Body. ma chi freghi? Cioè, fermo. Questo attacco volevo fargli vedere. Madonna. E questo? Gli piace? Il martello. Ve l'avevo già fatto vedere, no? Il martello sì. Oh. Attraversa la boschia. Oh cazzo. No, io li ho già incontrati questi di odio. Ehi, via dal mio amico. Ok. Ecco. Madonna, ti salvo. Ora li togliamo tantissimo. Ok. Ecco quell'altro. Rialzati, codardo. Qua. Madonna Cristo. Meno male. Cioè. Quando si incrina la sua armatura di merda. Ora. Ecco. Madonna, è stato saltare per aria. Muori, maledetto. Ok. Emissione cristallina. Crea una nuvola in cielo che quando viene... Che spara dardi a tutti quanti. Però... Che è quello che ho già usato contro adesso. No? Esatto. Ma quanto va su questo? E con che velocità? Tra l'altro sarebbe pericolosissimo. È il Divertical. Corre di mano. Questo? È il Divertical Rockets. Sì. Signori, questo è il punto più alto di Reia Lucaria. Oh. E ora capirete perché questo dungeon è chiamato il dungeon di terra magica. Vediamo. Terra magica. È quella spell che mi mette un cerchio per terra e dentro quel cerchio tutte le spell sono più forti del 50%. Ecco. Quello che avevi già usavo per fare la combo con la cometa che shottava tutti. Allora, perfetto. Ci sono altre. Hai fatto anche questa secondaria. E adesso io l'unica cosa che voglio capire come farti fare è la quest di Varre. Viso bianco, Varre. Nello specifico, dobbiamo andare a Limgrave, alle rovine marine. Noi qua c'eravamo già stati, vero? Oddio. Qua sotto sì. Zona dove ci hai detto che bisognava scendere in un certo modo per arrivare in fondo. Sì. Cioè, ecco, sì. Lì dal turbine. Perfetto. Guarda quest'altro. Andiamo alla chiesa di Elle. Bel salto, Rock. Grande. Perfetto, signori. Adesso bisogna fare come il cane di Mustafa. Come il cane di Mustafa? Come faceva? Lo pigliava nel culo e diceva di sta scopasso. Però... Oh, un poeta. Allora qua ci siamo andati, secondo me, tipo al primo episodio, ma non abbiamo mai girato a sinistra. Infatti, ci avevamo dimenticati completamente. Siamo andati qua... Abbiamo aperto e ci siamo dimenticati completamente sto posto. Vaffanculo. Caverna costiera. No, non è vero. Se hai trovato il ping è il mio. Se no non so chi sia. Il mio cane quando non gli do da mangiare per 2 giorni. Dio. Madonna, ma che cazzo di cane c'hai? Però... Cammi, però... Danno lo prende il signorino, eh. Ah, questi sono da... Inizio gioco perché prendono un sacco di danno. Oh, Rick? Sì. Ma stai scherzando? Cosa? Non gli hai fatto. Vabbè, c'ha l'arma rotta. Sì, ma però tanto rotta. Sì, va bene, ok, basta. Cambiamo arma, Rick. No. Rick. Ago da cucito. Negli attrezzi da sartoria. Adesso hai falò. Ti puoi modificare i vestiti. Ma scusatemi, mi viene un dubbio atavico e atroce. Aghil è vivo o è morto? Noi non abbiamo ucciso nessun drago. Perché le pecore rotolano? Ah sì? Allora vuol dire che sono una pecora. Dove sei? Ma di cosa stiamo parlando? Adesso andiamo alla cella fatica. No.
andiamo alle rovine marittime. E adesso muore Agil. Agil, oh Agil. Okay. Ah, lo vedo. Adesso. E adesso. È il famoso quello dello short in cui... Esatto, esatto. Sei un amante di Skyrim. Proprio bello quello short comunque. Madonna. Buggatissimo. Oh, questo sputafuoco. Porco Dio, me l'ha schivato. No, 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 no. Ma porco, ma destra ancora stanno per iniziare. Immagino sei immune al fuoco. No, 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 no. Ma perché, scusami, perché non vedo la vita? No, ogni tanto si bugga, sì. Ah, la vedo sulla faccia, ce l'ha. La vedi su di lui, sì, esatto. Madonna, Dio mio, Dio mio, Dio mio. Ok. Mi prendo anche l'ampolla per sicurezza. Chi è morto? Un passante. Passante. No, non l'ho preso. Smaug. Vabbè, Smaug. No, 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 no. Ok. È morto. Ciao. Meno male. Bene. Agil. Ciao Agil. Dov'è la mia ricompensa? Cuore di drago. Mio ah. Dio. Un nuovo potere draconico è disponibile. Alla cattedrale della comunione draconica. Sì. Calmi tutti. Adesso andiamo alla cattedrale della comunione draconica. Ci dobbiamo sedere tutti al falò perché è la prima volta per tutti. Mm-hmm. Questo qua davanti. E fare tutti quanti, appena siamo seduti al falò. Sì. E dobbiamo fare tutti quanti, fai accelerare il tempo fino alla notte. Accelerare il tempo fino alla notte. Ok, è il tuo 3. 1, 2, 3. Ok, ci siamo. Alziamoci ed entriamo nella cattedrale della comunione draconica. Chiesa, non cattedrale. Pardon. Chiesa. No, povero drago. Esamina l'altare. Esamina l'altare. Rituale della comunione draconica. E con il cuore di drago potrete comprare il fuoco di drago. E essendo fede, artiglio? Ti consiglio di prendere. Adesso tieni premuto. Tienilo premuto. Oh padre. Quanto mana mi mangia. Adesso hai una spell che fa veramente danno di fuoco.